Ciao ragazzi, eccoci qua. Sono tornata con un altro video e sono tornata con un altro video haul. Già ve l'avevo annunciato nel video precedente e nell'altro che avreste visto un bel po' di video haul. E quindi sono tornata con un video haul che diciamo è il terzo che faccio nella categoria, che sarebbe un haul di abbigliamento al mercato e poi anche in altre parti, però principalmente vi faccio vedere molte cose che acquisto al mercato. Io al mercato ci vado quasi tutte le settimane, il mercoledì a 5 minuti da casa mia, in un paesino vicino a casa mia, e ogni volta se ne vanno soldi. Così sono stata 2 volte, cioè vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto mercoledì scorso e l'altro mercoledì perché sono rimasta un po' indietro con gli acquisti. Non ho avuto tempo di essere assiduo nel girarli, infatti niente, dopo questo ne devo girare ancora un altro di cose che ho comprato questa settimana, quindi diciamo sto cercando di essere più assidua, però non ho tantissimo tempo, quindi sono rimasta un po' indietro. E niente, partiamo subito appunto con gli acquisti che ho fatto al mercato 2 settimane fa. La prima cosa che ho acquistato è questo zubino di jeans dal lavaggio scuro, come vedete, calza corto, non ha nessun tipo di zip e ha questi strass neri argentati. È molto molto carino da indossare come giacchetta, cioè no, come giubbino, perché adesso fa freschetto, però magari una canotta con questo sopra e poi il giubbino va benissimo. Questo qua l'ho pagato veramente una sciocchezza, l'ho pagato 5 euro. Ok, poi sempre al mercato ho preso in una bancarella che vendeva tutto a 2 euro. Io non mi so dire se sono cose usate, cose di vecchie collezioni, non lo so, però a 2 euro io le ho volute prendere. Allora, una è questa maglia che della Tai Wei. Io ho detto, non mi so dire se è usata o chissà che cosa. Questa qua è molto molto carina. Io questa anche per andare al lavoro, oppure per andare a fare la spesa, per avere un look casual, cioè che non ci devo stare là tanto appresso. L'ho venuta a prendere, appunto, come vi ho detto, solo 2 euro. Io l'ho lavata naturalmente prima di indossarla, però 2 euro, cioè mi sembrava carina e l'ho voluta prendere. E sempre a 2 euro in questa appunto bancarella ho preso un altro della Pinky, che questa qua ha mezze maniche col collone lunga che io ho da mettere sopra i leggings, vedete? C'è scritto Pinky. Questa qua, come ho detto sempre, non so se è usata, se non ne ho idea, perché le vendeva a soli 2 euro, ma aveva tante marche, aveva Benetton, Zara, Mango, ne aveva di tutte. Questa qua mi piaceva proprio perché comunque io le cerco sempre queste qua da mettere sopra i leggings con lo stivale sotto, le vado a prendere sempre appunto a 2 euro. Poi io butto tutto così perché poi dopo sistemo, perché è un po' un casino girare un video. Allora, poi sempre al mercato ho preso, aspettate, questo cardigan blu, che non so se riuscite a notare che sia blu, mi rendo conto che non so se si capisce. Comunque è un cardigan blu corto che io ho acquistato perché da indossare sopra al vestito che ho comprato a Milano, quello vintage. Vi lascio sempre qui consigliato il video magari per farvelo vedere. Comunque quel vestito, chi ha già visto il video sugli acquisti milanesi, il vestito che avete visto blu con dei dettagli marroni vintage, e cercavo appunto una cosa corta da mettere sopra, l'ho trovato nel mercato a 5 euro col blu. Mi sarebbe piaciuto più col marrone, però purtroppo non l'ho trovato. Ok, poi ho preso sempre al mercato ad 1 euro delle calze della Pompea, queste qua 50 denne però Naturro, da mettere appunto sempre o sotto a quel vestito, oppure magari anche quando mi serve. Non mi serve una calza nera, ma mi serve una calza nature, però a me non piacciono trasparenti, mi piacciono comunque coventi. E questa qua 50 denno al mercato, io queste qua le compro sempre a 1 euro e costano veramente poco. Io comunque in un anno 3 o 4 ne uso, quindi a 1 euro l'uno comunque conviene. E niente, poi ho preso anche
Sempre in questo stand che ho sbagliato a prendere, non ho preso quella, vabbè, comunque ho preso una canotta bianca, sapete, quelle stile Pompeia con la manichetta stretta a 3 euro, perché anche se mi serviva, però ho preso una cosa per un'altra, vabbè, comunque ve l'ho spiegata. Poi la settimana dopo, appunto, ci sono riandata al mercato e ho preso, no, aspettate, io ho scordato qualcosa. Sì, ok, un attimo solo. Dicendo, mi si è interrotto il video, chiedo scusa se all'improvviso vedrete che ci sarà una specie di stop perché mi si è interrotto un attimo il video. Comunque, mi stavo scordando che sempre nella settimana scorsa al mercato ho preso questo pantalone nero che va adesso molto, che scende largo e si ferma un poco dopo il ginocchio, molto molto carino, mi piace molto come mi sta, non ho ancora avuto modo di indossarlo vero e proprio, naturalmente l'ho provato e mi piace tantissimo come mi sta. Questo qua, poi veramente l'ho pagato pochissimo, soltanto 5 euro. Io magari alla fine del video, oppure magari su Facebook o su Instagram, vi lascio le foto con, magari con tutte queste cose indossate, perché, cioè, diciamo, nel senso si notano meglio. Questo qua appunto 5 euro. Poi, come vi stavo dicendo, sono ristata questa settimana al mercato e ho preso 3 cose. Allora, uno, mi vedete ogni tanto che faccio così perché, diciamo, come ho collaudato la stanza, io non, purtroppo non mi so gestire bene, specialmente sulle cose di abbigliamento, quindi vedrete un po' così. Comunque, ho ripreso, avete visto sempre in uno degli ultimi video che vi lascio sempre qui sopra, degli acquisti fatti al mercato, avevo preso quelle 2 canotte, 3 euro l'una, una blu, no, una nera, una marrona da mettere sotto, perché io senza canottiera sotto in inverno non mi vesto. E devo prendere altre due perché veramente mi trovo bene. Poi sono dentro, hanno una specie di finto pile, cioè di pile molto leggero, quindi sono anche abbastanza calde. E quindi devo prendere altre due. Ne ho presa una acqua blu che è a lavaggio e una in color borgogna. Questa qua, 3 euro l'una, sono perfette, mi trovo veramente molto bene. Il lavaggio comunque non sono ristrette, si lavano bene, calzano bene, vi ho detto fanno molto caldo, quindi assolutamente devo prendere a soli 3 euro. Ok, poi un'altra cosa che ho preso sono un paio di orecchini che anche in questo momento non ho preso. Comunque sono dei cerchietti piccoli così di acciaio a solo 1 euro, molto molto carini, che magari vi lascio se mi ricordo una foto alla fine del video. Poi adesso passiamo appunto agli acquisti invece che ho fatti in separata sede, cioè ho fatto al centro commerciale. Chi è di Napoli, chi è della campagna lo conosce, le porte di Napoli che si trova a Casano Nuova. Ho fatto degli acquisti. Il primo acquisto che ho fatto è stato, diciamo, di necessità. Il pantalone nero che vi ho fatto vedere, essendo a vita alta, ha bisogno sopra di un crop top. Non sicuramente di una cosa lunga perché sarebbe stato brutto. E da Terranova ho trovato un crop top che è questo qua. Di questo color, oddio, mi è caduto. Di questo color borgogna, appunto, che si porta tantissimo, vedete? Diciamo finta seta, così, voilà, che calza proprio un poco dopo il pantalone. Sta benissimo perché anche comunque sempre l'ho provato. Molto molto carino, c'era anche col nero e col bianco, però con tutto nero non mi sarebbe piaciuta, col bianco non mi sarebbe piaciuto. Ho preso questo colore eccezionale e questo qua l'ho pagato 12,99. Come sempre vi lascio la foto dell'outfit intero, magari ve la lascio o alla fine del video. O ve la lascio sempre o su Instagram o su Facebook, che io vi lascio naturalmente sempre sotto al video il link per andare alla mia pagina Facebook e alla mia pagina Instagram. Dopo questo sono stata da H&M e da H&M ho preso un'altra canotta, però più lunga, perché questa qua mi serve più che altro per andare al lavoro. Essendo lunga mi serviva e quindi l'ho potuta prendere da H&M, l'ho presa col blu. Perché io la divisa, c'è cioè la maglietta blu, l'avete visto nell'ultimo video che vi lascio magari sempre qua sopra, che avevo, ho girato con la maglietta del negozio. E quindi l'ho voluta prendere, è lunga, vedete? È una taglia S e questa qua l'ho pagata 7 euro. Niente, semplicissima, solo un po' più lunga. Poi adesso arriviamo al pezzo forse del video, che diciamo è l'acquisto più bello che ho fatto di queste qua che vi ho fatto vedere, e diciamo che mi serviva assolutamente ed è per questo che sono andata a questo centro commerciale,
perché a questo centro commerciale che si trova appunto a Casa Nuova c'è Dykeman. Io Dykeman lo adoro perché ha delle scarpe bellissime che costano pochissimo e sono buone. Io ho acquistato 2 anni fa un paio di sandali da Dykeman, pagati solamente 25-30 euro, non mi ricordo, e sono di una comodità assurda e poi non si usurano, non mantengono bene. Diciamo che ne vale la pena e sono economiche e sono buone. Ho potuto prendere un paio di stivali abbastanza lunghi, abbastanza alti di pelle, finta pelle, perché non ce li avevo, ce l'ho lunghi gli stivali, però ce li ho bassi e quindi mi servivano un paio di stivali lunghi col tacco. Ne ho visti un po' in giro prima di andare da Lightman, da Bata, dai vari comunque negozi di scarpe, ma non costavano meno di 70-80 euro. Sinceramente, 70-80 euro non mi andava di spenderli. Io volevo spendere massimo appunto 45-50 euro. Infatti, ho speso 45 euro da Dykeman. Li ho presi della marca Graceland, cioè c'è un marchio appunto che tratta Dykeman. E lo stivale è questo qua. Non so se riuscite a vedere, vedete? Così ha questo cinturino in pelle. Ce l'ha anche sotto e poi sotto ha questo tacco che è abbastanza alto, però è bello doppio, quindi è molto comodo. Poi ha anche la suola molto comoda, vedete? Li ho provati, sono comodissimi. Non li ho ancora avuto proprio modo di metterli dopo l'acquisto, però mi piacevano tanto. Ce ne stavano tantissimi tipi di stivali così lunghi, alti, neri. Io ne avrò provati 4-5, però diciamo che questi qua mi piacevano perché erano abbastanza alti e sono molto comodi. C'erano anche altri più comodi, però erano più bassi. Io comunque volevo qualcosa col tacco, quindi questi qua sono stati perfetti. E questi qua, appunto, li ho pagati da Dykeman della marca, appunto, Graceland, 45 euro. Andate sul sito della Dykeman, vedete se c'è qualche negozio vicino a voi oppure che magari voi potete recarvi, perché veramente ne vale la pena. Costano pochissimo le scarpe, sono belle e comode. Ok, poi sempre da Dykeman, ma non ti faccio vedere solo un pezzo. Diciamo che ho voluto prendere 3 paia di calzini a 5 euro, perché comunque 3 paia di calzini a 5 euro da Dykeman pure non era male. Sono lunghi, questo è un tipo marrone, c'erano due grigi e uno marrone, ma c'erano anche altri colorati. 3-5 euro mi piacevano tanto e adesso questi qua lunghi li uso tantissimo e quindi li ho presi. E niente, io vi ho fatto vedere tutto. È stato un video un po' rocambolesco perché veramente purtroppo dove ho il letto e dove giro non è un po' un problema farvi vedere specialmente le cose di abbigliamento, però spero che comunque si siano capite. E niente, io vi mando un bacione, mettete mi piace, condividete, commentate e noi ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao ragazze!